Nella vita bisogna provare, tentare e alle volte sfidare se stessi. Ciao a tutti ragazzi, io sono Marinoschi e bentornati sul mio channel YouTube. Intendo iniziare questo video con gli auguri, buon anno, buon 2017. Finalmente con l'inizio del nuovo anno per l'appunto posso parlarvi della prima stagione di Hitman. Sono passati ormai parecchi mesi dall'uscita del primo episodio. Nel 2016 abbiamo avuto accesso, grazie agli Interactive, come promesso dallo stesso team di sviluppo, a tutti e 6 gli episodi previsti. Tanto ci tocca uno squilla, ma noi continuiamo. Questo anche gli episodi bonus e episodi quelli estivi, che ne erano 2 se non sbaglio, e poi quello recentissimo a tema natalizio. Gli Interactive e Square Enix hanno confezionato, a parer mio, una buonissima se non ottima prima stagione, anche se non è così perfetta, ma poi questo lo vedrete tra pochissimo nella video recensione, il mio verdetto su Hitman per l'appunto. Bando alle ciance, un piccolo avviso: dal 31 gennaio e saranno disponibili copie retail di Hitman, quindi coloro che non l'hanno giocato in digitale potranno acquistarlo dal proprio store di fiducia. E non facciamo pubblicità qui. E vi ricordo che la prima stagione di Hitman è disponibile attualmente in digitale su PC, PlayStation 4, Xbox One. Detto questo, intro e poi il mio verdetto su Hitman la prima stagione. Hitman è una serie acclamata e conosciuta in tutto il mondo, una serie che è sempre riuscita a strappare numerosi consensi, nonostante si tratti di un genere di videogame poco orientato alla massa, bensì ad un pubblico ben preciso, ossia coloro che prediligono gli stealth game con un pizzico di pura azione. Quando venne annunciato quest'ultimo capitolo, Yo Interactive e Square Enix non svelarono fin da subito la sua natura episodica, o meglio, non avevano ancora preso una decisione in tal senso. Hitman doveva uscire in un unico blocco e con una certa impostazione, 6 ambientazioni, diversi bersagli da uccidere e tante possibilità di approccio per farlo. Un concept che mi interessò immediatamente. L'annuncio successivo di Square Enix relativo alla cadenza episodica del gioco però mi lasciò alquanto perplesso. Il fatto di giocare un'avventura ad episodi come Life is Strange e quelle targate Telltale allora erano a me sconosciute, ma non è questo il punto. Si trattava di un genere di videogiochi assai diverso, ovvero di avventure grafiche caratterizzate da un forte focus sulle scelte da prendere, capaci di cambiare letteralmente il proseguo della storia e di arrivare addirittura a diversi finali. E quindi Hitman è uno stealth che non ha mai più di tanto puntato sulla sfera narrativa, ma sul gameplay nudo e crudo. Detto ciò, le mie aspettative erano frenate proprio da questo delicatissimo aspetto. La Closed Beta, rilasciata qualche settimana prima dell'uscita di Hitman, riuscì a togliermi più di qualche dubbio, facendomi tastare per la primissima volta il sistema di gioco, familiare e in linea con quello dei precedenti. Che godure infiltrarsi silenziosamente in una base, mettere fuori gioco i nemici senza fare rumore e utilizzare a proprio vantaggio i travestimenti per entrare in aree altrimenti inaccessibili. È proprio questo il gameplay di Hitman, fatto di attese, un'alta dose di strategia condita a uno spirito di creatività al fine di uccidere i contatti in tanti modi differenti, altri creativi ed altri più ruvidi, ma non per questo meno efficaci. Le sfide, le varie opportunità annesse in innumerevoli modi di uccidere e la presenza di altri contratti, creati direttamente dalla community o rilasciati dalla stessa Yo Interactive, garantiscono una longevità non poco indifferente. A ciò bisogna inoltre menzionare lo sforzo graduale di Yo Interactive nel supportare adeguatamente lo sviluppo con patch correttive che hanno migliorato nettamente il codice di gioco rispetto ai mesi iniziali di commercializzazione, oltre a tenere viva l'esperienza con la creazione di contatti elusivi. Di che cosa si tratta? Viene data la possibilità al giocatore di affrontare una determinata missione in una data location, soltanto per una volta e per un periodo ristretto di tempo. Il game over o il non affrontare la missione nei termini previsti consentirà al bersaglio di scappare e di non tornare mai più. Quindi pensateci bene e agite senza essere troppo precipitosi, gli aiuti sono disattivati e nulla vi consentirà di affrontare nuovamente l'incarico. Concludendo, a chi è indicato Hitman? La risposta iniziale non cambia, gli appassionati di stealth game dovrebbero assolutamente averlo nella propria libreria Steam oppure su console, di sicuro si troveranno, almeno inizialmente, un po' spaesati dalla formula di episodi. Questo perché la prima stagione di Hitman offre ai propri utenti una trama fin troppo abbozzata ed estremamente diluita rispetto ai precedenti.
Personalmente non vedo l'ora di poter giocare la seconda stagione, il cui sviluppo è stato confermato peraltro da Io Interactive e Square Enix, sperando di trovarmi dinanzi a una formula di gioco ancora più rinnovata e a delle vicende narrative più profonde e concrete rispetto a questa primissima stagione.